Buonasera a tutti, dato che la gara Kaggle che ho organizzato per esercitarci ha avuto parecchio successo, questa puntata non la faremo sulle reti neurali come anticipato la settimana scorsa, ma solo sulla gara. Sarà una puntata molto veloce, vi faccio vedere due kernel che sono stati postati. Che sono veramente molto belli, li discutiamo insieme e in modo da aiutare anche quelli che vogliono partecipare. E poi vi parlerò di alcuni argomenti che sono usciti, diciamo, questa settimana, ovvero l'auto ML, non usciti nel senso che sono nuovi. Usciti perché sono stati utilizzati da alcuni in gara e quindi prima avevo idea di non parlarne, ecco, perché in qualche modo penso che gli auto ML rovinano molto il piacere della scoperta e comunque la bontà del lavoro. Ok? E poi, vedendo almeno discutendo un po' sul gruppo Telegram, mi è venuto in mente, vabbè, diamo comunque un'introduzione a un argomento che comunque è vasto e interessante. Ok, allora andiamo subito. Spero vediate lo schermo, che non ci siano problemi. Non ho attaccato lo schermo secondario. Sul canale Telegram e anche nei commenti alla gara e così via trovate il link alla nostra gara, la FISH SOAI 2021 FISH Regression, di cui abbiamo già parlato. Il dataset consiste nel, vabbè, il task. È quello a partire da delle misure e da una variabile categorica che rappresenta la specie del pesce. A partire da delle misure dobbiamo trovare il peso del pesce, di pesci. Ok? Dopo che avete scritto il vostro codice, avrete un vostro file di testo, un CSV. E una volta fatto Summit, andate a vedere quanto è il punteggio pubblico, ovvero rispetto a un riferimento aperto a tutti. Okay. A fine gara, cioè fra 16 giorni, il punteggio finale, o almeno il vincitore e i vincitori, verranno scelti a seconda del punteggio privato. Okay. Qui abbiamo la leaderboard pubblica. Okay. Questo è il file di base che ho postato e questi sono diversi posti. In realtà, dato che potete fare fino a due post al giorno, vedete che ci sono dei gruppi che hanno fatto ben più di due post. Ecco. Andiamo a parlare del codice, perché una cosa veramente bella delle gare Kaggle è interagire con gli altri. Proporre il proprio codice, commentarlo e così via. Tra cui questa settimana c'è stato Nico Procopio, anche lui insegna machine learning e ha postato. Intanto saluto Nicola, saluto anche i suoi studenti che se si vorranno cimentare nella gara Kaggle, ok? E andremo a vedere un po' di codice, soprattutto quello di Nicola, che è veramente, veramente bello. Okay. Iniziamo subito dal codice che ho messo di start, okay? Quello che avvia la competition. Apro un po' di librerie, okay? Librerie standard, NumPy, Matplotlib e così via. Leggo il dataset. Come un selvaggio non lo decompongo neanche, nel senso che ovviamente la procedura corretta è dividere il dataset in train, split, in train test, train validation o usare la cross validation. Comunque, come un selvaggio
lo divido, giusto per dare sostanzialmente una correttezza sintattica a chi vuole fare i post. Lo divido, nel senso che la colonna wait viene tolta e il resto di quello che viene letto dai dati viene messo nel data frame X, nella tabella X. In Y metto la colonna dei pesi, poi definisco un oggetto, un random forest regressor. Abbiamo parlato di tante altre metodologie oltre al random forest, ma il random forest effettivamente è una metodologia baseline utilizzatissima perché difficilmente, cioè, è facilissimo da tunare e ha dei risultati anche abbastanza buoni normalmente. Quindi definisco questo oggetto perché ovviamente la nostra competition è una regressione dalle feature, andiamo a prevedere il peso che è continuo. Poi fitto un modello sulla colonna species che sono i testi, cioè i nomi delle varie specie attraverso il one-hot encoder. E trasformo in variabili discrete 1 o 0 a seconda se il mio sample è di quella specie oppure no. Questa è un'operazione necessaria perché in scikit-learn non vengono nativamente utilizzate le variabili categoriche. Quindi bisogna fare una sorta di encoding per trasformare le categoriche in numeriche. Il one-hot encoder trasforma appunto le specie in un codice numerico. Abbiamo fatto a lezione anche diversi altri tipi di encoder, con i pro e i contro di tutti e quanti. A questo punto fitto il random forest. Ok? Dopo aver fittato il random forest, leggo il file delle feature di test, mi crea un altro data frame output dove il modello che ho fittato con rf-fit lo utilizzo con rf-predict con il metodo predict per darmi le previsioni. Questo sostanzialmente sono le feature trasformate, quindi le feature dove la parte numerica è restata numerica e la parte categorica è diventata numerica codificata. Quindi con questo ottengo l'output e poi vado a salvare nel file output.csv. Da questo modello ovviamente esce la baseline che abbiamo visto come il valore adesso più basso della leaderboard. E questo modello ha diversi pregi, ma anche diversi punti deboli. Pregio ovviamente la semplicità, l'ho fatto in pochissimi pezzi, e i punti deboli: manca completamente l'analisi dei dati preliminare, manca completamente la separazione in test, train validation o la cross validation, e ho reso anche il modello più debole a mano, tenendo il numero di stimatori basso a 3, cioè facendo la media di 3 alberi, quando normalmente si utilizza un centinaio, okay? Il default, se non sbaglio, è sulla ventina, okay? Ed è un iperparametro che normalmente va stimato utilizzando una ricerca in cross validation, okay? Tutte cose che già sappiamo. Inoltre, il random forest è un modello agnostico, nel senso che prende le nostre variabili, le nostre feature, senza aggiungere nulla di conoscenza dall'esterno, di conoscenza di campo, okay? Che è quello che invece fanno sia Nicola che il team di Andy Janno, okay? Che è sostanzialmente adesso. Vabbè, Andy Janno, ok, lui, e poi c'è il team di Piero Geraci. Ok,
seguono, è questo il posto di Piero Giornaci, che seguono delle idee più definite. Allora, vediamo velocemente l'idea di Piero. Allora, l'idea di Piero in qualche modo sono colpevole io, nel senso che ho detto, vabbè, il baseline è stato fatto su un modello statistico random forest, ma nel testo proprio della competition faccio presente che esiste una formula standard, un modello di Wikipedia. E questa formula standard ha questa espressione un po' particolare, una lunghezza, che può essere in qualche modo una delle lunghezze misurate dal pesce, elevato a un certo esponente per un numeretto, 10 alla, ok? E questa è una coppia di numeri, quindi il numero davanti a L elevato a un altro numero, varia a seconda della specie, ok? A seconda della specie del pesce. E questo è un modello standard, si trova appunto su Wikipedia, che utilizzano tipicamente i pescatori, ok? A partire da questa idea arriva il codice di Piero. È perfetto, o almeno. Allora, a priori non c'è una metodologia più corretta di un'altra in machine learning. Ci sono delle metodologie standard ragionate. In qualche modo l'idea di Piero è più fisichese o ingegnerese che machine learnese, ok, più da data scientist, però è funzionale, vediamolo. Allora, intanto, vabbè, l'apertura standard di file e librerie. Ok? Quindi fa finalmente quello che io ho tralasciato in modo barbaro, un'analisi preliminare. Ci fa vedere il dataset, i primi 10 sample. No, in realtà usa il comando sample, non di solito add, quello più usato. Sample estrae 10 campioni dal dataset. Ok? E questo è l'aspetto. Qui ne descrive il significato delle colonne. Con info ci dice sostanzialmente la tipologia delle varie feature e quanti elementi ci sono nel dataset, 294. Okay. E poi ci fa una tabellina dove conteggia quanti sono gli elementi per ogni specie, che è molto interessante e ci dice grosso modo che per ogni categoria, per ogni classe, è grosso modo lo stesso numero di pesci. Poi, utilizzando Seaborn, che è una libreria, non l'abbiamo vista a lezione, però in realtà io sono del tutto agnostico, cioè ognuno usa la libreria che preferisce, però Seaborn è parecchio usata, ci fa vedere in un grafichetto la distribuzione del numero di pesci. Questa è interessante, se non altro, è la trattazione standard. La prima cosa che si fa tipicamente è trovare la correlazione fra gli elementi del nostro dataset. La correlazione viene data con questo metodo sul dataframe e sostanzialmente ci dà il coefficiente di correlazione fra tutti gli elementi. In realtà basta il triangolo superiore o il triangolo inferiore, dato che ovviamente la matrice di correlazione è simmetrica. Questa è la stessa rappresentazione e la correlazione è rappresentata in forma di mappa colorata di calore. Ok? Allora, una cosa importante è di solito nella trattazione preliminare fare questo ragionamento che io adesso vi spiego il pro e il contro di questo ragionamento e per imparare in qualche modo le scuole di pensiero al riguardo. Se il modello che andrete a fare è un modello lineare, la correlazione vi dà direttamente la potenza di in qualche modo la potenza finale del modello. Vi dice, in pratica, le correlazioni, una volta normalizzate le feature in qualche modo, sono direttamente i coefficienti
davanti alle nostre feature dei numeri. Ok, se io vado a vedere la correlazione fra la mia variabile di target, che è il peso, e le varie feature in ingresso, ovviamente qui ci sono solo 5 feature, più ce n'è una che qui non si vede perché è una feature categorica, e il tipo di specie, ok? Questa rappresentazione è solamente sulle feature numeriche, ok? Qui ci dice che l'ent 1, 2 e 3 sono altamente correlate con il peso, ok? L'ent 2 e l'ent 3 marginalmente di più di l'ent 1, ok? Qui la larghezza è molto correlata e anche l'altezza è molto correlata. Normalmente tutto ciò che dipende ovviamente dal vostro dataset è un discorso di importanza relativa, ma tutto ciò che è sopra 0,6, in grosso modo, è altamente correlato. Quindi queste tre feature in realtà sono correlatissime con il nostro target. Quindi a grezzo ne basterebbe una per darci il nostro risultato. Però ovviamente la gara Kaggle è una gara alla massima precisione possibile, alla massima accuratezza possibile. Il modello di Wikipedia, quello standard, usa solo una di queste lunghezze, ci fa una trasformazione, potenza, eccetera, e ci dà il peso. Ok? Ovviamente le variabili, i numeri sulla diagonale sono 1, perché ogni variabile ha autocorrelazione, la correlazione con se stessa di 1. Ok? La correlazione va da 1 a meno 1, ok? Come formula matematica, e il massimo della correlazione è a 1. Perfetto. Da questo discorso, intanto capite la potenza, o almeno l'importanza di una feature per esprimere il target, che però non è un dato finale, badate bene. È un dato relativo a un tipo di modelli. La correlazione ci parla dei modelli lineari, ok? I modelli lineari in questo caso sono molto buoni, lo vediamo da questo grafico, mentre in generale con altri dati potremmo avere delle correlazioni basse, però quella feature in aggiunta a un'altra feature mi permette di avere grande accuratezza, perché di nuovo la correlazione mi dà i termini lineari, non quelle che si chiamano le interazioni fra feature, i termini quadratici, no? I termini di ordine superiore. Ok? Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è molto importante, perché in qualsiasi corso andiate, lo sentirete, o qualsiasi libro fino al 2018 che leggete troverete dentro questo discorso. Allora, guardate la correlazione fra lunghezza 1, lunghezza 2 e lunghezza 3 fra di loro. Sostanzialmente perfetta. Che cosa vuol dire? Che lunghezza 1 mi spiega lunghezza 2 e lunghezza 3. Lunghezza 2 mi spiega lunghezza 1 e lunghezza 3, e così via. Questo vuol dire che in qualche modo, dal punto di vista dei modelli lineari, le lunghezze sono fra di loro ridondanti. Grosso modo sono lo stesso numero, quindi basta che ne prendo uno. Ok? E questo è un problema generale che si chiama, in termini anche più piccoli, cioè basta uno 0,6 superiore, ok? Si parla già di collinearità. Che tipo di problema è? È un problema sostanzialmente di spiegazione del modello. Quando due feature sono molto simili fra di loro, giocano in tandem, giocano in squadra, si dividono fra di loro l'importanza, ok? Ed è difficile in qualche modo, quando ci sono effetti del genere di ordine superiore, risolvere il problema. Però
quando si tratta di alte correlazioni, tutti vi diranno: ebbene, allora usiamo questa procedura speech. Andiamo a prendere la lunghezza più correlata con il mio target. Ok, allora la feature più correlata col target è o length 2 o length 3. Ok? Ok, prendiamo ad esempio length 3. Length 3 è correlata 1 con se stessa, ma è correlata 1,099 con length 1. Allora, queste che sono molto correlate con lei, praticamente sono la stessa feature, le cancelliamo. E ne ho cancellate due. Quant'è la correlazione di length 3 con la larghezza? 0,88. Beh, è alta anche questa, ma quasi quasi la cancello. Con l'altezza? 0,67. Non è così tanto alta. E me la tengo. Capite che è un discorso abbastanza vago, che viene lasciato spesso, a meno di aggiungere altri indicatori, all'immaginazione, alla fantasia e soprattutto all'esperienza del data scientist. Le idee sono due e sono anche contrastanti tra di loro. Uno, prendere le feature più correlate con il target e due, togliere le feature più correlate fra di loro. Ok? Queste due cose, questi due effetti vanno bilanciati nel modo migliore. Ma qual è lo scopo finale? Spesso sentirete, ma modello più collineare mi dà più incertezza sulla determinazione dei coefficienti, quindi fa più schifo. Sì e no. Sì, nei modelli lineari. No, nei modelli in generale. Cioè, in algoritmi come il Random Forest, ad esempio, vale la logica banale per cui più feature ho, sempre che non siano feature affette da rumore, più feature ho, più accuratezza avrò, perché più informazioni avrò sul mio target. Ok? Quindi, qual è il senso di cancellare le feature? Il senso di cancellare le feature si spiega in alcuni termini. Primo, la spiegabilità, ovvero spiegare che cosa sta succedendo in modo elementare. Meno feature ho, più è facile spiegarlo. Secondo, aiutare i modelli lineari. Il terzo, meno feature e più velocità ho nel mio modello, sia nell'addestrarlo che in inferenza, per avere i risultati. Però, dato che posso definirmi, dato che ci ho scritto un libro sopra, ho studiato un bel po' l'argomento, dato che, i modelli spiegabili sono importantissimi, è chiaro. Però, togliere le feature ha anche un altro lato della medaglia. Cerco di spiegarvelo. Conoscete il NIST? Allora, questo è uno dei dataset, il dataset più usato sulle reti neurali. Ok? Sono immagini di cifre. Ok? Possiamo vedere che, che contiene 240.000 immagini, vabbè, quello che è, 60.000 immagini, pardon, e 10.000 di test, sono immagini 28x28 pixel e così via. 28x28 pixel, 30x30, sono 900, vabbè. Sono un bel po' di feature. Ok. Usando delle tecniche molto raffinate, si può determinare le feature più importanti, le feature nel nostro caso
nel riconoscimento di un'immagine sono i singoli pixel dell'immagine, ok? Si possono determinare le feature più importanti di questo dataset, che è il riconoscimento della cifra e vedere qual è la cifra relativa, e ridursi a solo quelle, a quei pixel più salienti, più importanti, che è quello che stiamo facendo qui, ok? O quello che tutti insegnano nei corsi di data scientist, tutti, diciamo, fino al 2018, va? E quante me ne servono per avere il 90% di efficienza su prevedere il MINST? Effettivamente, di quanti pixel ho bisogno? Di tutti e 900? No. Facendo, addestrando dei modelli che riducono le feature, e a valle mettendoci una rete neurale, non le reti neurali convoluzionali, le reti neurali semplici, feed forward, che vedremo nelle prossime lezioni, si vede subito che il problema di classificazione può essere ridotto prendendo semplicemente una dozzina di pixel. Sembra stupefacente, in realtà è stupefacente, ma basta prendere 12 pixel nell'immagine e quindi fare una riduzione di centinaia di volte nel numero di feature per ottenere la stessa efficacia. Qual è il problema di questo approccio? È che avere meno feature in realtà è più, rende il problema di classificazione più fragile, perché basta che ruoto una di queste etichette, di una di queste immagini, una di queste cifre, e questi 12 pixel magici scompaiono. E quindi il modello non funziona più. In un modello perfettamente addestrato, ma perfettamente addestrato sul suo training set e sul suo validation set, ma molto fragile se qualcuno si inventa una cifra un po' diversa. Ok? E questo potrebbe essere, se non c'è una teoria a monte, in questo caso, nel caso della previsione del peso del pesce, la teoria a monte c'è, e ovviamente la densità il peso, no? La densità come massa diviso volume, la densità del pesce, supponiamola grosso modo costante, cambierà solo la forma del pesce, la forma del pesce sono le sue dimensioni fisiche e più l'aspetto del pesce dipende dalla specie. L'idea è questa, quindi a meno che non c'è una teoria a monte, e qui non c'è una teoria a monte, ridurre le feature può rendere l'addestramento anche più fragile. Ok? Questa è la discussione sulla correlazione e sul togliere le feature. Nei modelli lineari, perfetto, ma anche nelle reti neurali, nel supporto vector machine, ridurre le feature può aiutare, eccetera. Può aiutare, ma a priori meno feature ho, più basso è l'accuratezza del modello, a meno che non sto overfittando, ma difficilmente con i modelli recenti si overfitta diminuendo il numero di feature. Non mi è mai capitato. Cioè, questa è un'altra funzione di Seaborn che ci permette di vedere il pair plot, quindi i plot preso ogni possibile coppia di feature e feature e target, okay? Come vedremo anche nel notebook di Nicola Procopio, l'andamento delle lunghezze rispetto al peso è grosso modo quadratico.
in realtà è quadratico perché ci sono dei motivi biologici per cui c'è un andamento quadratico. Però anche questa cosa dei motivi biologici, stiamo facendo il data scientist e quindi andiamo in modo pratico ad analizzare i nostri dati, a imparare dai nostri dati. Describe, il comando describe è uno dei comandi più utili, in questo caso trasposto in modo da vedere i conteggi in orizzontale, anche abbastanza comodo usarlo così. Ci dice, grosso modo, ok, le informazioni salienti, tipo la lunghezza, ce ne sono 284, il valore medio è questo, la deviazione standard è questa, è il minimo, poi fa vedere i quantili e il massimo. Una cosa che si vede subito è che il peso ha dei valori a zero, che sono degli errori nel dataset. Non è possibile che ci siano pescettini di peso zero e quindi si eliminano. Ok. Eliminati, si fa il describe e si vede una disposizione. Poi in questo caso il gruppo di Piero Geraci si diverte ovviamente facendo il box plot, la distribuzione, i quantili e così via, la distribuzione delle varie feature. Ok. In sostanza andiamo a vedere la cosa carina, utilizzano il mio comando, non ce ne sono solo, cioè ci sono diverse librerie che permettono il buonanotte encoding, usano quello del mio modello, lo trasformano e riscalano le feature. Stanno partendo con l'idea di creare un modello lineare, sia nei modelli lineari che nel support vector machine, che nel KNN, che nelle reti neurali, scalare le feature è molto importante. Io non l'ho fatto per velocità, perché nel random forest modelli ad albero non c'è questa necessità, o almeno non c'è impellente. Ok, riscalate le feature, vediamo i risultati. Non scalano il target. Una cosa che si potrebbe fare sarebbe, come abbiamo visto a lezione, andare a vedere la statistica del target e fare una trasformazione del target. E in realtà lo fanno perché, se non ricordo male, hanno fatto anche questa è la versione 9 di 9, che è una versione che non conosco. Hanno fatto il Random Forest e hanno fatto un Grid Search Cross Validation per andare a vedere i parametri migliori del Random Forest e ottengono Grid Search è una ricerca su tutti i possibili valori, in questo caso sono valori discreti, quindi ci mette abbastanza poco, e ottengono, vabbè, supponiamo che questi numeri stimatori 168 per simpatia ne metto uno in più, aumentano tutto di uno. In realtà, come sappiamo, il random forest satura con il numero di estimatori, quindi potete mettere anche direttamente 2000, vabbè, 100, 200 e così via. E vedete, un modellino che avevo fatto io di estimatori ne aveva solamente 3, eppure non era del tutto da buttare, una cosa molto carina il random forest. Qui sta facendo questo elenco perché hanno scelto la verbosità massima e quindi si va di previsione. L'RMSE fatto fra il predetto e un insieme di test, perché si sono fatti il loro split, è 38 e 41. Ok. Dopodiché, che cosa fanno? Qui pare un altro. Ah no, stanno a submission. Ok.
Peccato perché... Ah, mi sto confondendo dunque. È bello, è la versione pulita di quello che ho fatto io, ad esempio. Dopodiché abbiamo... Andy Yanno fa un'altra analisi. Utilizza sostanzialmente, lo fa per scritto, dataset, dato che non riuscivo a pubblicarlo, l'ho pubblicato io. Sostanzialmente, fatte le aperture e così via, lui passa in scala logaritmica. Passa in scala logaritmica sui valori dei pesci, cioè fa praticamente la scala logaritmica sia delle feature che del peso, la doppia logaritmica. È quella che vi avevo detto, sostanzialmente. In qualche modo, ricostruisce l'idea. Andiamo a vedere direttamente alla spiegazione. Ricostruisce l'idea del modello. In letteratura abbiamo, se queste sono le feature A, B, C, D e così via, abbiamo 10 alla A e il primo termine, il termine costante, e poi le varie lunghezze, le 1, le 2, le 3, e poi l'altezza e il peso, queste spurie. Elevata a alcuni esponenti, tutto come prodotto di questi termini. Se fai il logaritmo da tutte e due le parti, il modello moltiplicativo diventa un modello lineare e quindi semplicemente una regressione lineare. E lui fa questa regressione lineare. Dopodiché, inizia a sollazzarsi sulla riduzione delle feature, perché di nuovo... meno feature vuol dire avere un modello più spiegabile, ma anche che corre meno il rischio di impazzire se è un modello lineare. Ok. Questa cosa la vediamo meglio con il codice di Nicola Procopio, che... Maledizione. Ai 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 ai. New comment, 6 giorni, your profile. Eccolo qua. Che stavo editando per darvi una spiegazione un po' più lineare, non perché il suo sia sbagliato. Perché ho aggiunto delle cosettine. E lui anche oggi mi ha scritto che aveva aggiunto una parte sull'explainable AI, e quindi vediamo anche quella. Allora, la sua è una trattazione perfetta, ok, dell'argomento, e utilizza un modello lineare, e vediamo perché. Ok, allora, Tokyo Fish Market. Stimare con la maggiore precisione possibile il peso dei pesci, la misura utilizzata per l'errore è RMSE. Diciamo che questo è un Jupyter Notebook perfetto. Descrizione del dataset, ok, intramezzato dal codice, codice dove vediamo, ve lo lancio. Codice apre sostanzialmente la cartella della Kaggle che ho creata, dove ci sono i dati, il dataset di dati, quello di test e la submission. Ok. L'esempio di submission da fare.
ovvero dal test avremo una submission con il nostro modello, e questo è la submission, il formato della submission, tipo per essere valutati. Vabbè, senza tergiversare, importiamo anche le librerie grafiche, ignoriamo gli avvertimenti, apriamo il nostro dataset, andiamo a vedere la forma del dataset, 294 dati, 7 variabili, i primi dati del data frame. Usiamo describe, anche qui vediamo che il minimo del peso è 0, quindi c'è un problema. E qui è una chicca, giustamente. Non sapete quante volte lavorandoci capita che il dataset abbia degli spazi nei nomi di colonne. Con questo comando si vede se ci sono gli spazi oppure no, dato che quando ci si riferisce al nome della colonna gli spazi non ci devono essere, oppure li dobbiamo dare esplicitamente noi. Con fish columns lo vado subito a vedere. Con questo comando toglie tutto ciò che ha peso 0 e crea una copia, cioè praticamente non fa uno slice. Cioè non fa un'estrazione, crea proprio un nuovo data frame. Quindi andiamo a vedere se ci sono dei valori che sono non numeri, okay? Not available, degli spazi vuoti, okay? E non ce ne sono. Perfetto. Allora, Nicola dice che ci sono queste tre variabili, ok, e sono collineari. Scelgo solo la L2 perché dovrebbe essere la mediana, sta in mezzo, ha senso. Potreste anche fare la media delle tre. Se tenessi tutte e tre, otterrei ottimi risultati in train, ma pessimi in test overfitting, perché averle tutte e tre peggiora l'apprendimento, diciamo, con i modelli lineari, ok? Facendo così togliamo due lunghezze. Possiamo vedere che cosa succede con e senza questa cosa. Qui ho tolto le due lunghezze e adesso Nicola fa i plot a coppie senza usare Seaboard. Sinceramente, quando ho visto questo codice ho avuto un sospiro di sollievo, perché da questo si vede proprio la bellezza del linguaggio. Cioè, quando programmate un po' con Python, vedete come si fa tutto a basso livello, in modo più veloce che andando a imparare mille librerie diverse. E qui semplicemente con la stessa routine, dove cambia semplicemente i nomi delle colonne, fa direttamente i plot. Qui abbiamo in orizzontale x uguale a L, la lunghezza 2, e in verticale l'altezza. Più con questo codice ha colorato diversamente a seconda delle categorie. Lunghezza 2, l'altra larghezza e l'altra altezza. Ok, forse qui ci andrebbe il peso. Così vediamo a partire dalla lent 2 come si spiegano le altre variabili. Vabbè, ecco, oppure lasciando come stava facendo lui il plot fra le varie feature. Conteggio del numero di specie. Ok. Chiaramente le tre variabili numeriche sono correlate, la specie è una discriminante. Perfetto. Allora, un'osservazione buona è che le specie sono fra di loro ben bilanciate. Nicola usa una cross-validation stratificata che si usa in generale. La sua procedura è molto robusta. Potete utilizzarla su qualsiasi dataset, ok? Anche se in questo dataset particolare le classi sono, le categorie sono ben bilanciate,
e quindi in qualche modo fare una stratificazione su quelle categorie non è così importante, però in generale aiuta, ok? Anche a seconda del target, del tipo di lavoro che dovete fare. Allora, plot, e qui vediamo che la distribuzione è abbastanza uniforme. Finalmente iniziamo. Mettiamo X e Y, le feature e il target. Importiamo il codice della libreria di scikit-learner per separare validazione e split. Lui sceglie il test al 33-34%. Vedete, fa la stratificazione rispetto alle specie. Quindi importa non solo il one-octant caller, ma anche il robot scaler, che è uno scaler diverso dallo standard scaler, che è più robusto al rumore, ok? In questo senso, vi stavo dicendo che il lavoro di Nicola è universale, nel senso che questo workflow, okay, può essere utilizzato per tantissimi dataset. È ben pensato per, diciamo, essere robusto a tanti problemi. Comunque, uso il robot scaler. Qui mi sono scordato di lanciare questo. Ah no, mea culpa. Mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Qua gli ho modificato il codice perché praticamente lui fa numeric, vabbè. Qua lui ha tolto due delle feature, fra lent 1, lent 2 e lent 3. Io avevo fatto un addestramento sul suo codice con tutte le feature, e quindi con questo numerettino qua dobbiamo vedere quante feature considerare. Ok. Separa, fa l'encoding sulle variabili categoriche. E quindi fa questo discorso che dopo la lezione della settimana scorsa sulla riduzione dimensionale è perfetto. Visto che sicuramente, leggo, le tre componenti numeriche sono correlate, voglio vedere in che relazione sono con il peso. Applico una PCA e tengo solo la prima componente principale per fare lo scatterplot. Potrebbe essere rinominata stazza perché riassume le tre dimensioni. Fa questa cosa qui, usa la PCA per riassumere fra di sé, fra di loro, erano 5 le variabili di lunghezza. Okay? 3 di lunghezza, 1 di altezza, 1 di profondità, grosso modo. Le 3 di lunghezza super correlate fra di loro, ne prende solo una, gliene rimangono 3, quindi 1 di lunghezza, 1 di profondità, 1 di altezza. Di queste 3 fa la PCA e attraverso la prima componente della PCA fa il plot. E vede che anche in questo modo, cioè riassumendo tutte le variabili lineari come se fosse un'unica variabile lineare usando la PCA, c'è un andamento quadratico. Ok? Dato che l'andamento del peso dei pesci non lo pensiamo discontinuo, il random forest ha degli andamenti a salti, ok? Ma lo pensiamo regolare? La sua idea è: vabbè, facciamo un fit lineare, però quadratico. E come lo facciamo? Potremmo usare una kernel machine. Non lo facciamo. Usiamo l'approccio più diretto. Creiamo delle nuove feature. Facciamo una feature extraction aggiungendo delle feature. In questo caso, per fare una regressione polinomiale, crea delle feature di secondo grado. Ok? E le applica e crea delle feature di secondo grado a partire dalle feature numeriche. Dato che c'è anche il termine di autointerazione, sarà lunghezza al quadrato, lunghezza per altezza, altezza per lunghezza e così via. Chiaro?
E queste nuove feature che ha creato le unisce alle variabili categoriche, al one-hot encoding delle varie specie di pesci. E chiama poly R la linea regression dopo che ho fatto queste cose. Perfetto, pulitissimo. Se volete rovinarlo un po', potete metterlo in una pipeline. Perché, vabbè, c'è una cosa veramente pulita così, non cambierei nulla. Ok? A destra la regression polinomiale che ha appena creato sul trainset e va a vedere l'R2 score sul trainset, sul validation set, il 34% che si era tenuto fuori. Ok? E poi va a vedere Ynet, la predizione sul validation set, e anche qui va a vedere l'errore quadratico medio vabbè, la somma degli scatti quadratici. Scusate, sta passando un aereo. E la sua radice. Allora, con questa operazione abbiamo un RMSE di 40. Ok? Sul validation set. E qui fa una rappresentazione, i pallini blu sono quelli veri, i gialli sono quelli predetti. Ok? Sempre sul dataset ridotto a una sola feature usando la PCA. Molto molto pulito, molto preciso questo approccio. Per far meglio, sappiamo che il problema principale delle regressioni lineari, e quindi anche di quelle polinomiali, sono gli outlier. Per avere più resistenza al rumore, usiamo una forma di regolarizzazione della ridge regression che abbiamo visto in tante salse. Eccola qui, la ridge regression che si sceglie i parametri da sola usando Ridge CV, si sceglie il beta. Ok, e qui utilizzando cross validate, dopo l'addestriamo e andiamo a vedere l'errore in cross validation. R2 in cross validation è questo qui. Vabbè, alfa di regolarizzazione 01, R2 sulla validazione è questa qui. E questo è di nuovo l'RMSE sulla validazione. Vediamo che non è poi così diverso dall'RMSE non regolarizzato. Questo perché Nicola ha evitato la multicollinearità ammazzando due feature. Se le avessimo tenute, ci sarebbe stata molta più differenza fra questo RMSE e quello non regolarizzato. Ok. Grafico come quello di prima. E adesso confronto tra i modelli. Aggiunge, crea le colonnine e con questo comando qui mi sono permesso di aggiungere la scala logaritmica. Vediamo la differenza in scala logaritmica fra la regressione polinomiale e quella ridge e vediamo che in questo caso i coefficienti, questi sono tutti 1 e li intercetta e meno male sta 0 perché stiamo prevedendo i pesi, quindi se se tutte le nostre feature di lunghezza stanno a zero, anche il peso deve stare a zero, ovvero l'intercetta, questa qui, è microscopica. Okay? E queste invece sono la rappresentazione dei coefficienti davanti alle varie feature. X0, X1, X2,
sarebbero L2, la lunghezza mediana fra le tre, l'altezza e la profondità, e questi i loro quadrati. E in più ci sono delle feature per queste tre particolari specie di pesce che vengono considerate in qualche modo più distorte rispetto all'andamento parabolico normale. Ora, vi dico subito, questo modello è molto molto bello. C'è un problema. Il problema è che, scritte così, le feature, ovvero trasformate in one-hot encoding le variabili categoriche, sostanzialmente ho sempre la stessa parabola, sì, in tre dimensioni, ma sempre la stessa parabola, traslata in alto, o in basso, in qualche modo, rispetto alla parabola base, a seconda della specie. Quindi sono tutte parabole parallele fra di loro, che non è molto, molto, molto bellino e molto realistico. Sarebbe, una volta visto, ad esempio, che ci sono 1, 2 e 3 specie particolari, si potrebbero fare tre modelli diversi, tre modelli quadratici come ha fatto Nicola, uno per ciascuna specie. Però questo, vi assicuro, è l'approccio più lineare, ok? Che può essere utilizzato e viene utilizzato in generale per qualsiasi approccio o problema supervised, ecco. Comunque, nonostante il mio commentino, Nicola fino a ieri è da primo, anche perché i suoi studenti non hanno ancora postato nulla. E ieri un altro post è salito come primo, ma di nuovo nulla si può dire perché abbiamo notizie solamente sul libro pubblico e non quello privato. Anche così, senza alcun post, Nicola potrebbe essere in vantaggio sul leaderboard privato. A questo punto facciamo altre due discussioni, dato che Nicola ha aggiunto questa sezione. Proprio perché la parte più importante. Una nota. Se riaggiungessi le altre feature che Nicola ha tolto, avremmo una cosa molto ben diversa, un grafico ben diverso da questo. Avremmo che la ridge sarebbe grosso modo così, ma i coefficienti della regression polinomiale sarebbero molto molto più ampi, molto più alti. Questo perché la regressione polinomiale senza alcuna regolarizzazione è molto sensibile al rumore, molto sensibile alla collinearità. Ok? E appunto aggiungere così tanta collinearità l'avrebbe fatta impazzire. Ok? Allora, explainable. Machine Learning Models. Ci sono. Nicola usa queste due metodologie che sono. Vabbè, da L5. L5 sta. Queste sono due librerie che ovviamente ho con Leonida spiegato per esteso nel libro che abbiamo scritto per la Springer sull'Explainable AI, che comunque vi sto dicendo da un po'. È un settore di punta, ormai ogni modello di machine learning che si rispetti deve fare come minimo questa analisi che vedremo adesso. SHAP è la libreria, diciamo, stato dell'arte per la spiegazione dei modelli. L5 sta per explain like, vabbè, is 5. Come spiegalo come a un bambino di 5 anni, come spiegheresti a un bambino di 5 anni. E
È una libreria che contiene diversi modelli di spiegazione, fra cui la permutation importance, l'AIM e altri modelli di spiegazione. Cosa sono i modelli di spiegazione? Sono dei modelli che vi permettono di rispondere alla domanda perché il modello ti sta dicendo questo, che non è banale. Cioè, nei modelli lineari, fino adesso Nicola ha fatto solo i modelli lineari. In realtà la spiegazione è, ah guarda, lo fa perché il coefficiente è alto, nel senso che andiamo a spiegare l'andamento del modello, ok? La regressione lineare, per ogni unità di L, se il coefficiente davanti a L è 2, per ogni unità in più di L, mi aumenta l'output di 1 per 2, 2 del coefficiente davanti. Coefficienti davanti a una regressione lineare più alti indicano feature più importanti, che dicono più la loro, che tirano più verso di loro il risultato. Purtroppo però questo vale in assenza di collinearità e con modelli regolarizzati, perché altrimenti, come stavo dicendo, la regressione lineare impazzisce, quindi supponendo che il modello sia stato addestrato bene. Ok. In generale, invece, Sharp e soprattutto in ELI 5 si utilizza la permutation importance. In realtà la permutation importance, se andate a vederla, è stata importata da una versione, da un paio di versioni anche in scikit-learn, quindi potete usare anche la permutation importance in scikit-learn. Sono due tecniche che vi dicono qual di qualsiasi modello. In questo senso si chiamano agnostiche, perché prescindono dal modello e da come il modello è stato addestrato, e non vanno neanche a vedere quali sono i pesi, i parametri imparati dal modello. Quindi considerano il modello come delle scatole nere, delle black box che interrogano per capire come ragiona il modello. Non lo aprono, non vanno a vederci dentro. Okay? Quindi sia Sharp che la permutation e importance sono due modelli black box, che agnostici. Okay? Che mi danno in qualche modo informazioni sui modelli. Più facile da capire è la permutation importance. La permutation importance dà in qualche modo un peso alle feature in modo molto molto rapido. Una feature alla volta, io mischio i dati di quella feature e vado a vedere i risultati come cambiano. Mischiando i dati in una feature, io ottengo una distribuzione dei numeri che è la stessa di quella prima. Quindi la statistica della feature non cambia, il valore medio degli elementi della feature non cambia, però ho distrutto completamente l'ordine degli oggetti in quella feature, cioè ho mischiato tutte le lunghezze, ho mischiato tutti i pesi, ok? Se mischiando i valori di una feature le performance si abbassano tanto, allora la feature era molto importante. Se si abbassano di poco, la feature era poco importante. Se mischiando la feature addirittura il modello migliora, allora in realtà quella feature era una feature rumorosissima, che quindi ti stava peggiorando l'impatto, peggiorando il modello, e quindi va assolutamente tolta. Ok? Vi ho detto più feature al modello è cosa buona, a patto che queste feature non siano dannose per il modello, perché sono noisy, rumorose, e questo è un modo per distinguere quelle che sono noisy da quelle che non sono noisy. Ok? E Nicola valuta, utilizzando la permutation importance, la regressione polinomiale e la ridge regression polinomiale, quindi la regression polinomiale regolarizzata. Facciamo. Importo ELI5. A destra,
perché è un modello, il modello di permutation importance, che fa appunto ripetutamente queste valutazioni mischiando le feature al loro stesso interno. Lo addestro sul dataset, Nicola ha fatto dataset di train, e quindi vado a vederne i pesi. Questo numeretto qui è quanto diminuisce l'RMSE togliendo quella feature. Ok? La feature più importante secondo EDI 5 è la seconda. Non è neanche la X0. X0 sarebbe la lunghezza vera e propria. È la seconda. Questa osservazione in realtà è del tutto a cavolo, nel senso che la prima, che è la lunghezza che addirittura era quella più correlata col target, è presente sia da sola sia al quadrato. Quindi in qualche modo x0, l'importanza di x0 dovrebbe essere grosso modo, ma non è vero assolutamente, la somma delle due importanze. Sarebbe vero se le importanze si potessero sommare. In realtà questo è semplicemente il calo di cosa? Il calo di RMSE. Quindi questo è semplicemente un ranking delle feature. Non ci dà alcuna informazione concreta, a parte quali sono le feature più importanti e quali sono le meno. Una cosa che si fa spesso in machine learning è, dopo che ho inventato migliaia di feature, vado a fare il random forest, che è il modello Jolly, vado a fare la permutation importance del random forest, perché la permutation importance è molto più stabile che la feature importance nativa del random forest, quella che abbiamo visto fino adesso a lezione. Quindi la permutation importance è più bella, ok? Dopo che ho fatto la permutation importance, tolgo le feature meno importanti. Oh, queste qua non mi piacciono. Via. Perché? Perché meno importanti potrebbe voler dire che mi stanno peggiorando il modello. Potrebbe voler dire. Però possiamo vedere qua che una certa importanza, anche se risibile, ce l'hanno. Ragioniamo. Perché così? Perché hanno comunque un po' di importanza? Non sono rumorose le dipendenze rispetto a queste specie. Potrei essere fortunato e avere un modello dei dati molto puliti, per cui tutte le feature del mio modello sono importanti, tranne questa, che addirittura va in negativo. Però in realtà io ho commesso un errore. L'errore sta in questo. Ho addestrato la polynomial regression sul training set e la sto valutando la permutation importance sempre sul training set. Non è corretto, perché in questo senso io vado a vedere quello che pensa di sapere il modello, però se il modello overfitta io non me ne accorgo. Cioè questo qualsiasi modello io addestro utilizzando la permutation importance, ottengo dei risultati fantastici. Secondo il modello stesso, queste sono le feature. Questo è il risultato di tutta la valutazione. Perfetto. Però chi dice che il modello ha preso correttamente? Ce lo dice andare a valutare sulla validazione, non sul training. Quindi il comando corretto è questo, o almeno non corretto. Questo ci dà la visualizzazione di quello che pensa di sapere il modello. Questo ci dà la visualizzazione di quello che ha imparato il modello rispetto ai dati. Ok? Adesso vediamo che si è azzerata un'altra feature. Ok? Ma in ogni caso, vabbè, qui è proprio che il dataset è proprio facile. Ma facile facile. E
ha poco rumore, cioè tutte le feature che abbiamo messo sono delle feature significative. Quindi anche addestrandolo valutando la permutation importance sul set di validazione, non abbiamo valori negativi, altrimenti apparirebbero dei valori negativi delle feature che proprio la permutation importance dice toglimele, queste non servono a nulla, mi rovinano il modello. Andiamo a vedere che cosa succede sull'insieme, il poly RCV, che sarebbe quello che Nicola ha fatto utilizzando la cross validation, cioè la ridge regression. E possiamo andare a vedere sostanzialmente le prime feature sono uguali in entrambi i modelli. Questa è la cosa importante. Ok, questo è il tutto. Un'altra cosa carina che possiamo vedere è che fra le varie combinazioni di feature, dato che abbiamo anche l'interazione X1, X2 fra la profondità e l'altezza, non la lunghezza, è abbastanza importante. Almeno sono legate fra di loro. Ho fatto un tentativo, ho aggiunto questa cosa qui per sperare di vedere delle feature rosse da cassare via subito. Poi si può anche creare una procedura ricorsiva, spesso si fa direttamente dalla correlazione, ma come vi ho già detto, la correlazione fa vedere solo la dipendenza lineare nei modelli, mentre la permutation importance ci fa vedere effettivamente quello che ha imparato il modello. Okay. Una tecnica di feature selection che si fa spesso è ricorsiva. Ok, ho lanciato questo, no, questa non serve a niente, lo cancello, anche questa non serve a niente, questa non serve a niente. Tolgo queste tre feature, riaddesto di nuovo il modello e così ricorsivamente rifaccio di nuovo la feature importance, la permutation importance, e così ricorsivamente tolgo tutte le feature meno importanti dalla fine. Oppure una tecnica che abbiamo già accennato ed è banalmente vera: se invece della ridge regression usiamo la lasso regression ci dice direttamente quali sono le feature meno importanti, mettendoci i coefficienti davanti a zero. Quindi con la lasso posso fare direttamente feature importance, direttamente. Sempre con i pro e i contro della feature importance. Mi aiuta nei modelli lineari, mi dà più interpretabilità, però comunque mi riduce l'accuratezza, anche se marginalmente, e potrebbe rendere il modello meno resistente. Ok. Non in questo tipo di modelli, però se appunto trasformo un'immagine in soli 12 pixel, capite che lì ci possono essere dei problemi nei casi più estremi. Allora, un tentativo per andare a vedere se ci sono feature con permutation importance negative è stato usare un decision tree regression. Decision tree è un modello che sappiamo che overfitta come un matto. L'addestro e poi lo valuto. Adesso ci sono un bel po' di feature a zero. Se lo valuto sull'insieme di valutazione, accidenti. Ah, ok, ne è apparsa una negativa. Yeah! La comparsa di feature negative è anche un altro modo di permutation importance negative, è anche un altro modo di vedere che il modello di partenza sta overfittando. Però se inizio a togliere tutte queste feature, il modello non overfitta più. Overfitta perché sta
utilizzando queste feature che gli forniscono del rumore e basta. E qua l'idea è togliere tutte queste feature, anche magari questa. Oh, allora, se il decision tree ci dice che sostanzialmente solo queste due sono importanti, il decision tree, a differenza del modello lineare, beware, attenzione, decision tree, a differenza del modello lineare, fa al suo interno, di suo, anche i termini non lineari, ok? Quindi inventa interazioni anche abbastanza furbe fra le feature. Boh, questo decision tree ha deciso che la feature più importante per descrivere qual è il pesce è addirittura la X2, che è l'ultima, la profondità del pesce. Ok? E tutte le altre interazioni fra varie ed eventuali fra le feature. Mentre l'idea di partenza era utilizzare solo x0 al quadrato, x2 al quadrato, x1 al quadrato, che sono termini che mi tengono conto in qualche modo del metabolismo del pesce. Ok? Qualsiasi cosa possa voler dire in machine learning. Però sono tutte disquisizioni, tentativi che faccio aggiungendo o togliendo feature a mano. Da questo discorso, invece, vediamo che la permutation importance, cioè il decision tree che ho addestrato io, considera che x2 è importantissimo. Ok? Addirittura, magari basterebbe solo x2 per descrivere tutto. Vabbè, adesso mi sto perdendo un attimo. Andando a vedere questi valori, questo 0011 o 006, supponendo che siano veri, parrebbe che possiamo anche non usare le variabili categoriche. Se io le tolgo, comunque sto regolarizzando il mio modello perché sto utilizzando meno feature, o al limite ne posso usare una che mi dice se è un pesce un whitefish o non è un whitefish. Ok, e riprendendo questa conoscenza e mettendola nel modello di regressione polinomiale di Nicola Procopio, allora potremmo fare anche solo due modelli di regressione polinomiali, una per tutti i pesci e un'altra solo per i whitefish. Sono tutte idee che ci vengono suggerite dalla permutation importance. Bella, bello, un bello strumento. Sharp plot. Allora, Lord Shapley era un economista, ha inventato una teoria ispirata alla teoria dei giochi che permette di sapere quando diverse persone stanno facendo un gioco a soldi, un gioco perfetto, quanto vincendo uno il gioco, quanto dovrebbe essere pagato. Se si gioca in tanti, anche gli altri contribuiscono in positivo o in negativo alla vittoria. E i Shapley Values, che sono stati premiati, Nobel e così via, una teoria economica che dice esattamente come calcolare la ricompensa di ogni giocatore. Cosa ha a che fare con noi? C'è chi ha pensato di utilizzare il Shapley Values per andare a vedere come ricompensare ogni singola feature nel mio modello. Il modello è stato addestrato, mettiamo che il numero finale e i soldi che vengono dati in palio, questi soldi come li distribuisco fra le mie feature? È buffo, ma il Shapley Values, Sharp è una libreria che permette di calcolarli, ci permettono di avere per ogni singolo output quanto incide ogni singola feature.
Come somma algebrica, più e meno. Attenzione, è molto differente dal permutation importance. La permutation importance ci dà un numero globale per la feature, l'importanza globale nel modello della feature, o meglio nel dataset, globalmente questa feature importa. Sull'insieme di validazione questa feature globalmente importa ed è solo un ranking. Questo numero in realtà è anche solo un numero immenso fra una cosa e l'altra, potrebbero essere anche molto commensurabili fra di loro. Ok? Beh, è solo un ranking. Consideriamolo così in astratto, che se alcuni vi diranno che non è esattamente così. Mentre lo SHAP vale per ogni previsione. Mi dice numero, il peso del pesce è 10 kg perché 3 kg ve li dà la lunghezza, 6 kg la larghezza, 8 kg ve li dà la specie e 5 kg ve li toglie la profondità. Una decomposizione. Questo ha un vantaggio nella spiegazione del modello fantastico. Infatti è il riferimento, è lo stato dell'arte delle spiegazioni. Ok? Però ha un difetto. Così come è un pregio avere che il risultato finale lo decompongo in somme, così è anche un'approssimazione lineare, cioè non ci dice più niente dell'interazione fra le feature. Ok, un'approssimazione lineare. Importiamo la libreria. Data frame, ha i data frame in ingresso. SHAP ha al suo interno tanti spiegatori e il calcolo dei SHAP values è molto lento. Kernel Explainer è quello più lento in assoluto, però funziona con qualsiasi tipo di modello. Ce ne sono altri specializzati, tipo il modello lineare c'è cioè il suo explainer particolare, l'Eritrea nel loro esplorare. Diciamo, Kernel Explainer funziona sempre. Addestriamo e facciamo il force plot. Ora vi spiego che è questo force plot. Una cosa che dovreste sapere è che appunto i Shapley values vanno calcolati sulla validazione, altrimenti non ha senso, ok? Non sul train, e infatti è fatto correttamente sulla validazione, che nella teoria, che è abbastanza impicciosa dei valori Shapley, è un background, e in alcune applicazioni avanzate sto background va specificato rispetto a una base, in questo caso rispetto al mio insieme di validazione. Allora, qui vado a prendere un particolare output, un particolare peso, il primo, 11,34 libbre. Questo peso è stato aumentato da 1,93. Allora, siamo partiti da 1,93. Questo è il valore base, sarebbe il valore che compete alla media di tutti i pesi dei pesci. Ok? Rispetto a questo valore qui di media, ci siamo spostati sempre indietro perché allora, calmi. Sostanzialmente torniamo indietro di questi numeretti qua, ok? Rispetto a sta scala qua, perché x1 aveva questo valore, x0 aveva questo valore, x1, 2 ha questo valore. Questi sono sostanzialmente i valori delle feature per questo sample. Ok?
Queste feature mi danno dei contributi positivi rispetto al valore di baseline. E queste feature mi danno dei contributi negativi. È come dire che ho perso tutto questo che è il segmento più grande perché x1 era uguale a questo numero. E ho perso quest'altro segmento perché x0 è uguale a questo, e ho acquistato questo segmento perché x1 e x2 erano uguale a questo. Si chiama diagramma delle forze perché sono proprio dei vettori che spingono da destra e da sinistra e vi dicono esattamente quali, non solo a seconda della lunghezza dei segmenti, quali sono le feature più importanti, ma quanto stanno contribuendo. Cioè, andando a vedere, potete vedere proprio la decomposizione dei numeri, poi ci sono tante altre rappresentazioni, figlie, waterfall e così via. C'è anche una rappresentazione molto usata, globale, adesso non so se l'ha fatta Nicola. Ok, questa è la decomposizione del force plot, adesso sulla regressione regolarizzata. Ok. Summary plot l'ha fatto. Mettendo insieme tutte queste spiegazioni per tutti i singoli esempi, possiamo avere una spiegazione globale come quella della permutation importance. È un po' lento da fare, perché deve fare questo calcolo per ogni singolo elemento. E poi vedrete un grafichetto molto carino. Poi, appunto, per motivi di lentezza non lo farò su quello regolarizzato, sulla rigid regression. Dopo che fa questa spiegazione, vabbè, fai post. E poi ho aggiunto una cosa io, finale. Un premio a chi mi ha sentito fino adesso. Penso che ci vuole un altro minuto e così via. Questo è quello passato e questo è quello stimato fino alla fine del lavoro. Quindi manca un altro minutino allo zero. Fatemi vedere se ci sono dei commenti, persone che hanno commentato. Pare che no. Metto questo in coda. Vabbè, mentre continuo con questo minutino e così via, vi dico che cosa ho messo in coda. Questo è un altro codice mio. Questa è una libreria che si chiama Tipot di AutoML. Tipot come la teiera. Tipot sostanzialmente prova tantissimi modelli in cross validation, potete specificare una cross validation e vi crea un modello che ritiene di aver trovato come quello più valido. Come fa?
Allora, intanto utilizza, ci sono tantissime librerie di AutoML, questa è una delle più storiche, è dal 2017 che c'è. Ok. Utilizza gli algoritmi genetici per minimizzare il problema. Gli algoritmi genetici, andatevi a vedere sulle mie lezioni dell'anno scorso, di 2 anni fa. Sono un algoritmo, una metodologia per ottimizzare, quindi trovare il minimo di funzioni. In questo caso trovano il minimo dell'errore in cross validation che si ottiene qui nell'esempio, qui in classificazione. E in classificazione, modificando sia il tipo di modello, model selection, sia le feature con cui addestrare il modello, sia operazioni tipiche sul feature tipo lo scaling e così via, sia crea nuove feature, quindi crea polinomi o altre cose, e poi del modello ottimizza i parametri. Tutto questo, che tipicamente noi dovremmo fare in modo manuale, viene fatto tutto insieme dall'algoritmo. Ci sono tanti algoritmi che lo fanno, tipo è abbastanza lento, ma dato che utilizza gli algoritmi genetici che sono fra i metodi di ottimizzazione i più lenti, ma anche quelli più esplorativi, nel senso che inventano i più creativi, ecco, spesso trova o suggerisce anche degli approcci che magari un data scientist alle prime armi non ha pensato. Ora, tipicamente i modelli che vengono selezionati dall'AutoML sono sempre i soliti 3 o 4. Quindi, di base, la mia, cioè, è più come cosa carina, per dire, utilizzando l'HTML posso addestrare 40 modelli alla volta, anche se di base, con un po' di esperienza, sai direttamente quali sono i 3 o 4 più efficienti a seconda del modello che hai da affrontare. E anche il numero di dati, perché nel nostro caso stiamo considerando un dataset veramente molto piccolo. Cioè, qui non c'è neanche storia a usare una rete neurale. Nicola ha utilizzato regressione lineare, io random forest, perché sono algoritmi che funzionano bene anche con un basso numero di dati. Okay? Prima di vedere i risultati di questo, sì, sto ancora qua. No, ti prego. Ah, ok, santo cielo. Allora, tanto torniamo qui. Qui ha finito. Sharp Explainer ci dice: più in alto sono quelle più importanti, più in basso quelle meno importanti. All'aumentare del valore abbiamo l'aumento della feature. Ok, quindi x1, x0, la feature aumenta, è rossa a destra, mentre aumenta a sinistra. Quindi il termine x1 al quadrato è un termine che fa decrescere la mia previsione. Tutte le feature sembra che abbiano un effetto a far crescere la previsione. Notate che qui abbiamo le feature separate perché sono categoriche 1, 0. Sono one not encodate, e le uniche che hanno dei termini davanti negativi che all'aumentare della grandezza fanno diminuire il valore finale sono x1 al quadrato e x0, x2, Grim e Parchi e Pike, eccetera, che sono i nostri, come dire, le nostre specie. Questa è una rappresentazione globale, come quella però più dettagliata, come quella che può essere la permutation importance. Questa invece è locale, perché è l'output di ogni singola previsione. Ok? Che
Che cosa ho fatto qui invece? Niente, perché mi sono scordato di importare la libreria. Installo Teapot, da Teapot importo Teapot Regressor. 5 generazioni, population size, verbosity, il solito numero casuale, semi casuale. A destra su X-Train, Y-Train, e poi vado a vedere il score in validazione. Non so il risultato, lo vediamo in tempo reale. La mia popolazione, vi ho detto che utilizzo un algoritmo genetico. Cosa fa un algoritmo genetico? Crea una popolazione. In questo caso 50 esemplari, quindi 50 previsioni, 50 modelli. Dopodiché prende i migliori di questi 50 e li fa accoppiare fra di loro, li modifica un po' casualmente, un po' con mutazioni, crossover, un po' dell'uno, un po' dell'altro, accoppia. E quindi a partire la filiazione dei modelli migliori crea la generazione successiva, e poi la successiva, e la successiva, e la successiva. E via. Un modello di AutoML può essere molto, molto lungo da... Ora, spero di non aver bloccato nulla. Qui non sta partendo perché... Ok, la sessione è partita. Perché inavvertitamente prima mi sono confuso di notebook e ne ho lanciato un altro. Poi dipende da Kaggle se me ne fa lanciare due contemporaneamente oppure no. Qui con questo comando pip installa Teapot. Che ovviamente non è di serie. Oddio, no. Perdonatemi. Rilancio tutto velocemente. Vabbè, shape non mi interessa, describe non mi interessa. Colonne. Tolgo questa a 0. Tolgo le altre due lunghezze. E visualizzazioni non mi importano. Creo i dataset, model selection, lo split, preprocessing, preprocessato, one not encoderato, PCA anche se poi non viene usato. La PCA potremmo aumentare in realtà le feature, oltre alle feature normali, aggiungere quelle della PCA. Interessa il plot, la ridge regression, anche se in realtà non ci servono queste cose. Ypsilon train, vabbè, non è definita, me la sono persa da qualche parte. Vabbè, ma tanto abbiamo già definito tutte le variabili che ci servono. Lanciamo Teapot. Andiamo a fare una verifica speech. Vediamo se Xtreme New adesso ci sta. Yep. Vi stavo dicendo, i modelli di AutoML possono essere anche molto molto lenti. Ne conosco due o tre che sono veramente velocissimi, però quello che fanno è di base provare sempre i 4-5 candidati che vanno per la maggiore come modelli e ottimizzano quelli e poi presentano quello più veloce fra i 4-5 candidati. Un'altra cosa che spesso fanno
modelli di AutoML. Vabbè. Un altro motivo per cui spesso, vabbè, mentre che so, tipo te, alcuni fanno feature engineering e aggiungono altre feature in modo automatizzato, quelli più veloci ovviamente non lo fanno. Un problema di base dei modelli di AutoML, a parte che non sanno nulla della fisica del mondo, quindi non avremmo potuto ragionare con termini quadratici o altro, come interpretando proprio la conoscenza pregressa dei pescatori e altro nell'ambiente. E che, dato che provano tanti modelli, tanti e tanti e tanti, overfittano in cross validation l'insieme di addestramento. Ovvero, spesso viene scelto un modello a fortuna. Oddio, con T-Pot e altri non capita così spesso, però può capitare. Cioè, in generale, una ricerca così esaustiva di modelli comporta anche un overfit del modello. Sono 300 perché sostanzialmente devo fare 5 generazioni dopo quelle iniziali, quindi 6 per 50 vengono 300 modelli da testare. Dopo la prima generazione il punteggio interno in cross validation è questo, e quelli successivi devono aumentare, se no ogni 50 dovrebbe segnare il risultato della generazione. Vi ho detto che è un'operazione molto lenta, in realtà in questo caso è veloce perché il nostro dataset è piccolissimo. Altri modelli di AutoML utilizzano strategie, soprattutto quelli più recenti, usano strategie più furbe. Fanno tanti modelli inizialmente usando pochi dati, quindi facendo delle estrazioni del dataset. E poi, mano a mano che vengono diminuite i modelli, come varietà di modelli, negli addestramenti successivi vengono usati sempre più dati, che è una buona strategia. Viene implementata anche in scikit-learn adesso, con l'halving. Allora, la cross validation alla prima generazione è diminuita, è aumentata come deve essere, e poi però non lo ha fatto, quindi non, fra la seconda e terza generazione non ha trovato nuovi candidati. Quarta generazione c'è stato un miglioramento. Il problema di algoritmi di questo tipo è che non sapete quando convergono, non c'è nessun modo per saperlo, se non poi accorgersi alla fine che hanno overfittato. Vediamo cosa crea. Ok. Il modello migliore che ha trovato è stato, wow, è molto più articolato di come pensavo. Ha scelto le feature usando una selezione percentile. Ok? Quindi un sottoinsieme delle feature. Così ha fatto una riduzione del noise, del rumore. Ce l'abbiamo il coso? Perché non me l'ha stampato? Ah, questo qui, lo score, vabbè. Dovremmo fare il... Perché ho scritto così? No, no, è giusto, se lo valuta da solo con il suo score. Ovviamente potete cambiare le metriche internamente aggiungendo parametri, eccetera, così come potremmo utilizzare direttamente
lo score, come abbiamo fatto prima dell'RMS, che è quello che serve nella competition. Però mi interessa vedere che cosa si è inventato. Questi sono tutti comandi che sono presenti in scikit-learn, quindi si possono tranquillamente implementare. Copio direttamente questa riga e vado a crearmi il modello. Quindi scelgo le feature meno rumorose. Con quelle addestro un random forest regression. E di nuovo anche qui fa una riduzione del rumore perché non usa tutte le feature, usa il 55% delle feature. E la dimensione minima dei sample, delle foglie finali, dei sample nelle foglie finali è 13, quindi diciamo che questo random forest regressor è molto grosso là. Ok. A sto punto, dopo che ha fatto questo random forest regresso molto grossolano, lo perfeziona, ci fa il boosting con l'ADA boost. Dopodiché il risultato dell'ADA boost, quindi di tutti questi, sono 100 estimatori, quindi ha creato 100 feature. Di questi 100 estimatori migliorati, ok, gli scala con questo non è né lo standard scaler né come si chiama il robust scaler utilizzato da Nicola, ma questo è il max upscaler, un altro modo per scalare le variabili, e quindi si è inventato 100 feature scalate in questo modo. Di queste 100 feature create da questo approccio, usa la Ridge Cross Validation, che è sostanzialmente la linear ridge regression, cioè la linear regression regolarizzata come ha fatto Nicola. E questo è il modello migliore che ha trovato. Adesso sta a voi provarlo e vedere quanto performa sulla competition o prendere le idee di questo modello per arricchire i vostri. È tutto, sono andato un bel po' lungo oggi. Va bene, ci vediamo la settimana prossima.